Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. Una delle richieste che mi vengono fatte più frequentemente durante le lezioni online, ma anche sui social o qui su YouTube, sono dei consigli a proposito di buone grammatiche di italiano. Infatti, da buoni studenti di italiano, è opportuno avere sempre con sé una valida grammatica a cui ricorrere ogni volta che c'è un dubbio, una piccola domandina, qualcosa che ancora non è chiara. Ma è anche vero che in commercio ci sono veramente così tante grammatiche che è difficile riuscire a trovare quella perfetta per il proprio livello, per i propri obiettivi e per le proprie esigenze. Ma non vi preoccupate, ci sono qui io. E in questo video vi aiuterò a trovare la grammatica che fa più al caso vostro. Siete pronti? Lo so, molti di voi non credono nell'importanza della grammatica. Molti di voi vogliono semplicemente imparare a parlare e a sostenere una conversazione in italiano. E questo è sicuramente fondamentale, forse uno degli aspetti più importanti dell'imparare una lingua straniera. Ma senza una base grammaticale, anche minima, non potrete davvero sostenere una conversazione. Come farete a parlare, a coniugare i verbi, a ordinare le parole nella frase? È chiaro poi che in base ai vostri obiettivi avrete bisogno di un libro di grammatica più serio e professionale o un libro di grammatica più leggero. Per esempio, se avete bisogno di superare un test di certificazione, avrete bisogno di concentrarvi molto di più sulla grammatica rispetto a qualcuno che invece vuole semplicemente passare un mese di vacanza in Italia. Ma non vi preoccupate, in questo video c'è una lunga lista di libri e sicuramente tutti riusciranno a trovare quello che fa più al caso loro. Vi ricordo che per ogni libro che citerò vi lascerò in descrizione il link di affiliazione Amazon se volete acquistarlo o dargli un'occhiata. Ma adesso bando alle ciance. Cominciamo con la lista. La prima grammatica italiana di cui vi voglio parlare è Practice makes perfect. Complete Italian Grammar. Come potrete intuire dal titolo, è una grammatica italiana in lingua inglese. Per chi è veramente un principiante e quindi si avvicina all'italiano per la prima volta, o per chi ancora non si sente sicuro al 100% di acquistare una grammatica interamente in italiano e vuole andare con i piedi per terra in maniera cauta. Si tratta, come dice il titolo stesso, di una grammatica completa. Quindi, anche se secondo me è più indicata per un principiante, in realtà potrebbe accompagnare l'apprendimento dell'italiano fino a un livello anche piuttosto avanzato. E poi resterà sempre lì sul vostro scaffale ogni volta che avrete bisogno di risolvere un dubbio immediato, anche se il vostro livello sarà diventato decisamente più avanzato. Il secondo manuale che sento di consigliarvi ha un nome un po' lungo che vi lascio qui, però diciamo il titolo principale è Italian Grammar in Use. Sì, anche questa grammatica è in lingua inglese ed è perfetta tanto per i principianti assoluti quanto per chi è già a un livello intermedio, ma ha bisogno di mettere le radici nella grammatica. Quello che secondo me è il punto di forza di questo libro è la sua capacità di calare le regole grammaticali nell'uso quotidiano e parlato della lingua. Quindi, grazie ad una serie di attività, di esercizi e di esempi, avrete la possibilità di imparare la regola grammaticale mentre imparate a utilizzarla nella vita di tutti i giorni, in maniera ovviamente naturale. La terza grammatica è la Complete Italian della Collins, nella collana Easy Learning. È veramente molto interessante perché
nonostante sia una grammatica, non si concentra solo ed esclusivamente sulla grammatica in senso stretto, ma anche sui verbi, sui vocaboli. Della stessa collana poi fanno parte anche altri 4 libri, che si concentrano invece su specifiche aree della lingua italiana. Questi sono i loro titoli. Quindi, come vedete, ognuno di loro si concentra su un argomento in particolare e quindi è perfetto se vi sentite molto sicuri su alcuni aspetti e molto più deboli su altri. Potete andare quindi ad acquistare solo quello di cui avete più bisogno, se avete più bisogno di aiuto nella conversazione o nei verbi. Oppure potete acquistarli tutti e andare a studiarli uno alla volta, in modo tale che vi laureerete, vi diplomerete su un ambito per poi passare al successivo. Ah, quasi dimenticavo, se vi piace la mia nuova felpa con 2 bei calzoni, che in realtà a Bari chiamiamo panzerotti, vi ricordo che la potete trovare sul nostro negozio online, l'Ernamo Collection. Dategli un'occhiata, non c'è soltanto il rosa, ci sono anche altri colori. E adesso, se invece siete amanti della sfida, del rischio, dell'avventura, ci sono per voi le grammatiche in italiano. La prima che voglio presentarvi in questo senso è una delle grammatiche più famose in assoluto, scritta da Luca Serianni, linguista e filologo italiano contemporaneo. Si intitola semplicemente Grammatica italiana, quindi non sarà difficile ricordarsi il titolo, ed è veramente perfetta perché è molto molto completa e pensate che non è utilizzata soltanto dagli stranieri ma anche dagli stessi madrelingua. Questo dimostra quanto sia valida, ovviamente. Ovviamente, essendo Serianni un linguista, l'impostazione della grammatica è veramente molto molto linguistica. Quindi è perfetta per tutti coloro che vogliono veramente andare a fondo a tutte le questioni grammaticali e vogliono conoscere la lingua italiana nelle sue fondamenta. Questo significa ovviamente che non è una grammatica perfetta per chi vuole cominciare a studiare l'italiano, è piuttosto una grammatica per chi ha già un livello avanzato e vuole andare semplicemente ad approfondire maggiormente tutti gli aspetti della lingua italiana e andare a consolidare le proprie conoscenze, soprattutto a livello accademico. Il prossimo manuale, invece, si intitola Grammatica italiana per stranieri. Un libro, ovviamente, dedicato agli stranieri che vogliono studiare la lingua italiana. Ci tengo a precisare che è scritta interamente in italiano, quindi se siete principianti assoluti che non hanno idea di cosa una parola italiana significhi, probabilmente non è fatta per voi, non ancora almeno. Ma se invece avete già una minima conoscenza di base e se non avete troppe difficoltà a comprendere un italiano basilare, allora ve la straconsiglio, perché appunto il linguaggio utilizzato non è così tanto complesso. Un altro manuale di grammatica italiana di cui vi voglio parlare è la Grammatica italiana di base della casa editrice Zanichelli. Si tratta di una grammatica che è stata pensata principalmente per i madrelingua italiani, ma che secondo me si presta benissimo alle esigenze di uno straniero che ha raggiunto un livello circa B2 in italiano. Ovviamente, se puntate su questa, non potete sbagliare, perché appunto è dedicata ai madrelingua italiani. E il punto forte di questo manuale sono, secondo me, tutti gli esercizi che esso mette a disposizione, tanto sulla parte cartacea quanto su quella online. Fondamentale. Questi esercizi sono stati pensati chiaramente per l'autoverifica e per il ripasso, quindi sono sempre una scelta giusta. L'ultimo manuale di cui voglio parlarvi, invece, si intitola
Benvenuti, italiano per stranieri. Si tratta ovviamente di una grammatica pensata per gli stranieri, perfetta per chi si sta avvicinando alla grammatica italiana, vuole una bella sfida e vuole passare da un livello A2, diciamo, fino a un livello B1, B2. È la scelta giusta, insomma, per chi è un principiante, ma vuole subito cominciare ad imparare le basi della grammatica e migliorare il proprio italiano. Infatti, nonostante sia scritta in italiano, è veramente molto semplice da utilizzare, anche per i principianti. Siamo giunti alla fine di questo video. Spero di aver chiarito un po' le vostre idee a proposito dei manuali di grammatica italiana. So benissimo che ci sono moltissime alternative online, quindi ho cercato di selezionare le migliori, secondo me, sotto tutti i diversi punti di vista e quindi per tutte le diverse esigenze. Spero proprio che possiate trovare in questa lista la grammatica italiana che fa più al caso vostro. Vi ricordo che se avete voglia di acquistarne una, potete farlo attraverso i link di affiliazione Amazon che sono nella descrizione. Se poi iniziate a studiare la grammatica italiana e un vostro amico vi manda un messaggio per uscire insieme e voi volete dirgli che siete occupati, beh, per non risultare troppo scortesi, potete utilizzare delle alternative che vi suggerisco nel video dedicato proprio a questo argomento. Dove lo trovate? Ovviamente qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece avete bisogno di ripassare alcuni argomenti di grammatica e ancora non avete una grammatica a disposizione, nessun problema perché c'è il nostro fantastico sito www.lernamo.com. E vi ricordo anche di seguire Lernamo, se ancora non lo avete fatto, su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok, su Pinterest. Siamo molto social. Io vi aspetto prestissimo qui su YouTube con un nuovo video. Ciao!